Ciao a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Ti racconto la musica. Cosa vi racconto oggi? Vi racconto uno strumento eccezionale, bellissimo, fantastico, il basso elettrico. Sapete che il basso elettrico è uno degli strumenti fondamentali per la ritmica, insieme alla batteria? E voi lo sapete che le note che il basso suona fondamentalmente sono quelle note che danno tutto il valore all'armonia che poi viene suonata dagli altri strumenti? Non lo sapevate? Va bene. Allora, però io vi faccio la solita domanda. Quanti di voi hanno fatto caso al basso ascoltando una canzone? In una registrazione o anche dal vivo? Avete mai fatto caso a cosa fa il basso? Qual è il suono del basso? Molte volte le persone non se ne accorgono. Le persone ascoltano il brano nella sua totalità, ascoltano la melodia, il testo. Dall'altra volta ho cominciato a farvi capire che bisogna ascoltare che cosa c'è anche sotto a tutto questo. Ma ancora più in basso c'è il basso, scusate il gioco di parole. E se non si è abituati ad ascoltarlo, effettivamente può risultare un po' difficile. Allora io stasera vi ho preparato una cosa, credo, divertente. Ho preparato un brano, soltanto una progressione di accordi, dove voi sentirete quegli strumenti fondamentali della musica moderna. Batteria, basso, pianoforte, una tastiera, mi manca la chitarra, ma insomma si può anche fare in questo modo. Adesso io lo faccio ascoltare e vi cercherò di farvi vedere il movimento del basso e poi dopo, subito dopo, lo ascolteremo senza lo stesso brano. Vediamo che effetto farà. Ecco intanto il primo con il basso in evidenza. Si sente, sicuramente, però chi non è abituato non lo sente bene, non si rende conto dell'importanza di questo suono, di questo strumento. Allora io faccio un esempio, adesso ve lo faccio sentire, lo stesso brano, senza il basso, e voi avrete la percezione di qualcosa che manca, è come se fossero andate via le fondamenta, ma le fondamenta di un grattacielo proprio, e di punto in bianco sentirete il vuoto, è la mancanza del basso, ascoltatelo. Non funziona. Sì, il pezzo rimane quello, la ritmica c'è, il pianoforte, le sue frasi, però manca veramente tutto quello che è praticamente il fondamento armonico e ritmico di questo brano e in generale, sempre, in ogni brano che voi ascolterete. Ora, qualcuno di voi dirà, sì, io mi sembra di aver capito qualcosa, però in realtà mi piacerebbe sentire subito quello con e poi accanto quello senza, così si capisce meglio, un po' come quando si assaggiano due vini diversi. E io ho preparato anche quello, quindi adesso ascolterete la prima parte con e la seconda parte subito dopo senza. Attenti, ora è importante. Con. Thank you.
Ora dite la verità, adesso la differenza l'abbiamo percepita bene, vero? Cioè proprio manca, è pazzesco. Ed è così anche se purtroppo fino a pochi anni fa questo strumento addirittura veniva considerato uno strumento da sfigati. Sì, sapete perché? Perché il basso era visto come una chitarra più grande, con delle corde in meno, perché ne ha 4 invece di 6, e le corde più grosse, e poi non fa gli assoli, a parte nel jazz naturalmente. Allora il chitarrista era quello più fortunato, cioè chi suonava la chitarra era il figo, e il bassista invece era un po' più sfigato. No ragazzi, questo è assolutamente un errore clamoroso, cioè noi abbiamo uno strumento che è bellissimo ed è fondamentale, viva tutti i bassisti del mondo. Con l'occasione vorrei salutare al volo per me i due bassisti, non solo per me, più famosi al mondo, che sono il signor Tony Levin e il signor Paul McCartney. Ecco, appunto, ecco perché io poi amo ovviamente il basso in particolar modo. La storia del basso però è divertente, adesso ve la racconto rapidamente. Negli anni 50, alla fine degli anni 50, io ero piccolino, avevo 8-9 anni, già suonavo il pianoforte, assistevo alle prove dell'orchestra di mio fratello. L'orchestra si chiamava The Savels Boys, con questo genitivo sassone un po' buffo, e facevano le prove in casa mia. Facevano le prove con, avevamo un salone, con una batteria ridotta ai minimi termini, con un contrabbasso, sapete, no? Quello grande, grande così, che non si sentiva niente, e poi c'era una chitarra con un amplificatore piccolo così, e poi c'era un sassofonista e mio fratello che suonava il pianoforte. Io guardavo queste prove affascinato. Una volta mi ricordo che cominciai a sentir parlare di uno strumento nuovo che stava arrivando. E tutti dicevano, ah, guarda, questo strumento è fantastico, è il baschita è nuovo, è pazzesco, vedrete, mamma mia, baschita, ma che cos'è baschita? E ripensandoci adesso mi sembra quasi un cocktail afrodisiaco, un cocktail sudamericano, no? Baschita. Ecco, stava arrivando, era nato, stava nascendo, insomma, in quel momento la moda, che poi non è più una moda, chiaramente, dello strumento che era baschita, era l'errore di pronuncia di quello che era il bass guitar, che ovviamente detto male era diventato baschita. Bass guitar, ovvero chitarra basso, e poi finalmente solamente basso. È buffa questa storia. Quindi già dagli anni 60 abbiamo avuto la fortuna di poter ascoltare bene il basso, perché prima, quando c'era il contrabbasso acustico, quello upright si chiamano, quello enorme in piedi, suonato poi chiaramente con le dita, insomma non si sentiva neanche. Va bene, detto questo, mi sembra che la storia sia divertente. Da qui in avanti cercate di ascoltare con attenzione questo basso, sia nelle registrazioni e anche in particolar modo quando andate a vedere un concerto. Ok, allora a questo punto invece voglio raccontarvi, mi siedo e voglio raccontarvi un'altra cosa che ha a che fare con le bellissime più sconosciute. Cosa sono le bellissime sconosciute? Sono quei brani che stanno dentro agli album e che molte volte non vengono passati in radio, perché in radio si passa ovviamente il brano più importante, e quindi ci sono dei brani bellissimi che rimangono più sconosciuti rispetto agli altri, e questo capita a tutti gli artisti. E io allora a questo punto credo che sia divertente farvi conoscere brani che hanno veramente un valore immenso, che sono dei capolavori che magari non avete mai ascoltato. Ora io ho scelto un brano che, quando vi dirò da quale disco è stato tratto, vi scapperà da ridere, perché stiamo parlando del disco più famoso della storia della musica moderna. Stiamo parlando di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quindi qui siamo davanti alla storia. Però il disco contiene dei brani strepitosi, e però appunto stiamo parlando dei Beatles. Allora, se io vi dico Yesterday tutti la conoscete, se vi dico Eleanor Rigby, se vi dico Hey Jude, vabbè, chiaro. Ma se io vi dico She's Leaving Home, contenuta in questo disco, sì, molti di voi la conosceranno, ma non tutti. Ed è un capolavoro di testo, melodia, armonia, arrangiamento. Ve lo faccio sentire nella mia versione pianistica, perché so
che in questo caso Facebook non lo bloccherà, però poi andate ad ascoltarlo nella sua versione originale. She's Leaving Home. Questo è veramente un capolavoro, è incredibile, ricordatevelo. Dal disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band il titolo è She's Leaving Home. Mi ricorderete. A questo punto io vi ringrazio per avermi seguito fino ad ora e vi do appuntamento per la puntata numero 5 che credo sia e che sarà l'ultima, perché poi arriva l'estate, quindi dopo siamo, diciamo, più impegnati a divertirci che non ad ascoltare cose di questo tipo, ma a settembre, se voi vorrete, riprenderemo. Allora vi do appuntamento alla prossima, grazie ancora, buona musica a tutti e viva in questo caso i bassisti. Ciao!